Molte persone residenti nel Ciriacese e Valli di Lanzo percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Dagli accertamenti svolti dai finanzieri della tenenza di Lanzo Torinese è emerso che 5 soggetti erano accaniti giocatori d'azzardo e uno aveva omesso di dichiarare una misura cautelare. I 7 percettori del sussidio, che fino ad oggi hanno indebitamente riscosso quasi 100.000 euro, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea. Rischiano sino a 6 anni di reclusione. Gli stessi sono inoltre stati segnalati all'I.N.P.S. per la revoca e la conseguente restituzione degli importi illegalmente ottenuti. Un incendio è divampato oggi, poco prima delle 14, in località Frera Superiore a Noasca. Le fiamme hanno avvolto il tetto e il sottotetto dello stabile dove si trova l'osteria dei viaggiatori. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Ivrea, Castellamonte, Autoscala e Carro Fiamma. Le fiamme sono state domate e spente. Il timore iniziale era che l'incendio potesse propagarsi al piano inferiore, dove è situato anche il deposito di bombole GPL del ristorante. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati. Sono in corso gli accertamenti sulle cause. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per alcune ore. Il comune di Chiaverano comunica che, grazie alla disponibilità della Regione Piemonte e dell'ASL TU4, è stata accolta la richiesta di ottenere 400 tamponi per un monitoraggio dei contagi sul territorio comunale. È stato quindi organizzato un hotspot comunale al fine di eseguire, su base volontaria, test rapidi, tamponi antigenici. I test, gratuiti, saranno effettuati presso il plurioso Guido Mino in piazza Ombre in giorni prestabiliti. Si darà priorità alle persone anziane e persone con patologie. Per ogni giornata saranno effettuati 50 test. I medici di medicina generale piemontesi e i farmacisti saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Lo prevedono 2 accordi conclusi tra la Direzione Sanità della Regione e le rappresentanze di categoria. Dal punto di vista operativo, potranno entrare in azione non appena sarà disponibile il vaccino AstraZeneca, la cui validazione è attesa a fine gennaio con prima consegna alle regioni intorno al 10 febbraio, o un altro con analoghe caratteristiche, poiché consente la conservazione in normali frigoriferi, compatibili quindi con la somministrazione nei propri studi, nelle strutture messe a disposizione delle aziende sanitarie o dagli enti locali e al domicilio degli assistiti.